piccola. Questa è piccola, quella che ho avuto l'altra volta, portava 20 grammi di legno. Ed era lunga 230 metri, questa è 180 metri questa. Questo braccio è fa 25 metri. Questo porta quando è? 10 quindi 10 giorni fa 100.000 metri. Sì, ha fatto 20.000 metri. Ma poi quando la spara ci deve stare chi la distribuisce? Sì, ci stava la... Ma abbiamo comunque la fotografia, la possiamo fornire, abbiamo anche filmini dell'operazione. Per non poter non affondarsi, se va in mezzo all'acqua con la ruota. Bene. Allora, qual è il... Buongiorno a tutti, abbiamo voluto fare questa conferenza stampa per le attività che sta svolgendo la Regione Abruzzo, soprattutto della costa, quindi del posizionamento delle scogliere, del sistema con diligenza, con competenza, i lavori del dragaggio che sono stati fatti e quindi della messa in morbido. Voglio ringraziare innanzitutto che questa operazione potesse avvenire nel più breve tempo possibile. Soprattutto abbiamo stanziato il programma che risale a qualche anno e che a lavori che abbiamo qui in questa spiaggia, che è sotto gli occhi di tutti, e anche il modo innovativo con cui sono stati fatti i lavori. Dei varchi, quindi c'è una parte di scogliere appena emergenti, cerca diciamo queste scogliere di contenere la sabbia che viene spinta dal mare. Ed anche i pennelli che sono stati posti a 250 metri l'uno dall'altro non ritorna al di là diciamo, di queste scogliere che sono state posizionate. Quindi abbiamo 900, questi sono 980 pesi, circa 4 milioni di euro con questo intervento di carattere innovativo. La Regione Abruzzo ovviamente per dare una risposta all'economia della zona, quindi ai balneatori, ma soprattutto all'economia, questa realtà importante del turismo balneare.